Allora, passo la parola a Irene di Friday for Future. Innanzitutto vi ringrazio per essere presenti qui oggi. Come attivisti di Fridays for Future siamo qui perché riteniamo che questo sia un fondamentale punto di partenza per costruire insieme tra cittadini, movimenti e associazioni una risposta adeguata alla pressione di cui siamo testimoni ogni giorno. Come Movimento per il Clima negli ultimi 4 anni ha dato vita principalmente a cortei e a grandi mobilitazioni non violente. Spesso siamo concepiti come osservatori esterni dei ripetuti attacchi di quei gruppi che come noi si battono per la giustizia sociale e climatica, che sono vittime, ma non è così. La verità è che le realtà che lottano per la giustizia climatica e la protezione del clima, nonostante le diversità, sono unite. Il nostro movimento segue il principio della non violenza e noi supportiamo chiunque agisca e disobbedisce in tale maniera. Il movimento climatico rappresenta in questi tempi una delle principali voci di dissenso nell'opinione pubblica in tutto il mondo. La rabbia di chi vede il proprio futuro sgretolarsi davanti agli occhi passa anche per le nostre piazze. Siamo per questo stati individuati come una minaccia e appena si cerca di alzare il livello di conflittualità con le istituzioni, la risposta è assolutamente spropositata. A dimostrazione del fatto che la nostra battaglia non è persa e che la presa di coscienza di un problema così grande come la crisi climatica viene considerato un rischio da chi ha interesse che tutto resti esattamente come ora. Movimenti come Striscio Ribello in Ultima Generazione, che cercano di gettare luce sulla crisi climatica con azioni dirette e non violente, si confrontano ogni giorno con la repressione da parte della pubblica sicurezza, che lavora nell'ottica di piegare la legge per applicarla in situazioni per quali non è prevista. Molte denunce e procedimenti legali vengono bloccati dalla magistratura in quanto pretestuosi, ma nel frattempo danneggiano l'immagine di questa realtà che agli occhi delle persone che li osservano dall'esterno rallentano i tentativi di portare la società verso il cambiamento di cui ha bisogno ora. Insomma, alla fine l'obiettivo viene raggiunto, mentre l'orologio climatico si avvicina sempre di più al punto di non ritorno. Siamo stupidi di vedere il nostro futuro e il nostro lavoro da attivisti andare in fumo a causa di continue forzature mirate a farci apparire come violenti e facinorosi. La libertà di espressione e di manifestazione sono diritti garantiti dalla Costituzione, ma la direzione che governi come quello italiano o britannico hanno imbroccato negli ultimi anni sembra proprio volta ad oscurare queste pietre militari della democrazia. Esempi concreti sono i decreti di sicurezza approvati da Salvini quando era ministro dell'interno, ma anche la Public Order Mist messa in piedi dai conservatori britannici. Laddove il movimento climatico si radicalizza, sempre restando nei confini della non violenza, si finisce per agire con condanne più pesanti e restrizione al limite dell'incostituzionalità. Sembra che la classe politica non riesca a vedere nelle nostre azioni la preoccupazione crescente di una buona fetta della popolazione, ma al contrario, accusi solo capriccio di una minoranza privilegiata che può permettersi di dedicarsi all'attivismo al contrario di onesti lavoratori. Ma la partecipazione politica non dovrebbe essere un privilegio e noi ci battiamo proprio perché entra a far parte della quotidianità di ognuno e di ognuna di noi. Criminalizzare il dissenso non può essere l'unica risposta del governo al cambiamento climatico e alla crisi sociale. Il consenso ottenuto dalle destre non è altro che un movimento di gloria passeggero. Governare significa prendere decisioni difficili e affrontare problematiche nel presente con lungimiranza. È la scelta più lungimirante che si possa fare adesso è quella di avviare la transizione ecologica con l'urgenza e le circostanze che ci consentono di adottare. Altrimenti non ci varrà molto tempo prima che le persone si rendano conto di chi davvero sia il criminale in questa fase storica. La democrazia non è solo una questione di numeri e di maggioranze. Tutti hanno il diritto di dire la loro e non possiamo permettere che per questo altri gruppi vengano isolati e indeboliti. Rivendichiamo il nostro diritto di dissenso e facciamoli uniti come rete. Insieme premeremo davvero dare vita a un movimento di cui si ha bisogno. La nostra lotta continua, ci vediamo in piazza il 3 marzo.